Roma-Napoli, gara che promette spettacolo e scintille, giallorossi al via senza Menezze e Totti, Mazzari schiera il trio meraviglia Cavani, Lavezzi, Amsic. C'è Vucinic in campo, al 15° si presenta davanti a De Santis, bravo a bloccare il tiro del montenegrino. Un minuto più tardi è il Napoli a rendersi pericoloso, il cross di Campagnaro, pallone nel mezzo per Amsic, bravissimo Rise a fermare l'attaccante napoletano. Una partita molto accesa, qui ne fa le spese Taddei, colpito a freddo da Dossena, si surriscaldano gli animi, Bergonzi avrà il suo bel da fare. Intanto qui rivediamo la spallata di Dossena a Taddei. 5 minuti più tardi, siamo al 27°, pallone che arriva a Lavezzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Campagnaro ancora per l'argentino, pallone nel mezzo insidioso con Giulio Cesar che ci mette i guanti. Un minuto più tardi la punizione di Gargano sotto gli occhi di un Ranieri preoccupato, ancora Giulio Cesar, ancora con i pugni. Cavani entra nel match al minuto numero 33, entra in maniera soft, recupera un pallone sulla tre quarti romanista, prova un destro da rivedere che si perde sul fondo. Con gli highlights andiamo nella ripresa che si accende subito al 49°, subito un'incursione di Lavezzi, il pallone per Amsic toccato in area di rigore da Juan Bergonzi, vede bene, calcio di rigore per il Napoli per questo tocco del brasiliano nei confronti di Amsic. Sul punto di battuta va Cavani che sigla il suo gol numero 19 in campionato dopo la prima respinta del pallo, il pallone supera la linea di porta, quindi gol regolare, 1-0 Napoli subito in apertura di secondo tempo. Nella Roma entra anche Menez, poi più tardi entrerà anche Totti per cercare di risollevare le sorti del risultato. Menez che si fa subito vedere, qui prova un destro che però non fa male a De Santis. Napoli è bravo a coprire, a ripartire con velocità, il pallone da Amsic nel mezzo respinto da Juan, prova il destro al volo Maggio, pallone sul fondo. Menez entra sempre più in partita, è l'unico a provare a rispondere agli attacchi napoletani, qui un sinistro insidioso con De Santis che manda il pallone in calcio d'angolo. Un minuto più tardi si fa vedere Lavezzi, il pallone lungo per l'argentino, posizione regolare a tu per tu contro Giulio Sergio, si mangia il gol del 2-0, bravissimo il portiere romanista a dirgli di no. Il 2-0 però arriva all'83°, sugli sviluppi di un'azione manovrata, il pallone che arriva a Cannavaro, il cross nel mezzo, arriva Cavani in mezzo ai difensori giallorossi, sigla il 2-0, gol numero 20 per l'attaccante napoletano, sempre più l'idolo dei napoletani. Il Napoli passa a Roma, non accadeva dal 93, con il ferro 7 di Cavani, Mazzarri è ora sul green, vicino alla bandierina tricolore.